Adesso a Osaka, in Giappone, dove tutto è pronto per l'inizio dei lavori della G20 che prende il via ufficialmente domani. Già arrivato il presidente Trump, che sabato sarà protagonista di un bilaterale con Xi Jinping. Dazi e commercio al centro dei colloqui. Il corrispondente Claudio Pagliara. Dall'osservatorio del centro congressi, dove domani si aprirà uno dei G20 più difficili della storia, lo sguardo si stende sul porto di Osaka, il più grande del Giappone, quasi a voler sottolineare l'importanza dei commerci per la crescita economica. Le prossime 48 ore, cruciali per scongiurare una guerra dei dazi totale tra le due superpotenze economiche del pianeta. I riflettori, tutti puntati sull'incontro di sabato tra Xi Jinping e Trump. Secondo il South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong, i due leader avrebbero concordato una tregua. Il presidente americano rinuncerebbe ad imporre dazi aggiuntivi del 25% sui 300 miliardi di merci cinesi finora esclusi dal rincaro e il leader cinese acconsentirebbe alla ripresa del negoziato. Trump, che non ama questo genere di vertici, incontrerà tu per tu ben 9 leader, attesissimo, oltre a quello con il presidente cinese, il faccia a faccia con il presidente Putin. Xi Jinping lo contrasterà, ergendosi a paladino del multilateralismo, con un raro trilaterale, Cina, Russia e India.